preconcetta, ma non era un contestatore, non scendeva in piazza, non rilasciava interviste tonanti, perché in fondo era un ragazzo dolce, dolcissimo, però a suo modo rottamava, senza urlare slogan, evitando accuratamente di atteggiarsi a profeta. Però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro. Perché si veste così, Meroni? Come così? Sì, si traveste. Normale, no? Normale? Per me è normale. Comunque, Meroni, lei deve avere disegnatore speciale per questi suoi vestiti. Sì, ce l'ho il disegnatore speciale. Sono io. Si metteva degli abiti che se me li mettevo io avrei fatto ridere. A lui si alzava da pennello. Oggi è la normalità, ma a quei tempi... Gigi, ma come ti vesti? Ma noi ci faceva piacere vederlo, era qualcosa di nuovo che non capivamo, ma lui era avanti 50 anni, 40 anni da noi. Visto anche oggi, lo considero cool, avanti, fuori dalle regole, grandi revers, zampa d'elefante, cosa che immaginare oggi sarebbe impossibile, immaginare calciatori che si disegnano dei vestiti, non so, del Settecento, per andare controcorrente a quella che è la moda imperante del mondo del calcio. Semmai rivendicava con forza, in ogni circostanza, un diritto che considerava sacrosanto per tutti, anche per un calciatore, il diritto di pensare. In ritiro gli imponevano Topolino. Beh, lui si barricava dietro ai suoi libri, voleva studiare, imparare e capire, voleva andare oltre quel semplice diploma di terza media. Diceva cose del tipo, per me non esistono paletti, imposizioni, io mi comporto così perché sono fatto così, anelo alla libertà assoluta, questi baffi, questa barba sono segni di questa libertà. Meroni era fatto così, sfuggiva all'omologazione, il gusto di massa, la dichiarazione di plastica, era appunto questa la sua normalità, che in troppi, anche nel suo ambiente, non capivano, anzi la consideravano un attentato all'ordine, alla stabilità, alla salute del movimento. Che pretende di farsi sentire e non ha niente da dire. Se dovesse fare una gita in montagna oppure una gita al mare o andare a spasso in bicicletta, che cosa farebbe? Gita al mare? Gita in montagna? O a spasso in bicicletta. Posso restare a casa a dormire, preferirei. Quando il CT Fabio lo chiamò in azzurro, la prima cosa che fece fu quella di chiedergli di ridursi la chioma. Meroni accettò perché era la prima convocazione, convinto anche dal suo presidente, da Pianelli, ma la seconda volta non ne volle sapere. Perché tagliarli, disse, ho dimostrato di saperci fare anche coi capelli lunghi. E diventò di colpo l'ala destra con lo spirito di sinistra, il bersaglio di campagne denigratorie, anche se nella sua allegra ribellione non c'era nulla di ideologico. Ed è inevitabile riflettere che forse con lui in campo e non nella lista nera dei ben pensanti, forse l'Italia non avrebbe mai conosciuto la vergogna della Corea. Se c'era un disagio, forse era nei confronti di un mondo molto conformista, che era quello delle taglie di quegli anni, l'Italia che... anche di Torino, naturalmente, Torino città davvero all'epoca città fabbrica, città con tradizioni militari, industriali, quindi molto verticista e con una suddivisione molto rigida tra le classi sociali. E ovviamente Meroni all'epoca era un UFO per Torino. Lui quando giocava incantava, giocava in un Torino non fortissimo in quel periodo, però le sue serpentine, i suoi gol, i suoi assist vengono ricordati ancora oggi. Una volta in trasferta, sempre con la nazionale, scatenò il pubblico disprezzo di una parte dei media italiani. C'è addirittura chi scrisse: possibile che nessuno lo inviti a truccarsi in maniera meno pagliaccesca. Altri lo etichettarono come squallido personaggio e tutto soltanto per l'aspetto: barba lunga, basette corpose, occhiali neri sulla punta del naso, camicia rosa, cravatta slacciata. Insomma, quella faccia disordinata da poeta di strada, quel volto da Cristo del Mantegna, diventava, per dirla la Gianni Brera, simbolo di estri bizzarri e libertà sociali in un paese ancora impreparato ad affrontare la diversità, certe pulsioni anarchiche, anche semplicemente nel look di un calciatore professionista. Se Der Blasemeno andrebbe meglio. Comunque lo ritengo un buon giocatore. Simoni però lo considero il miglior acquisto del Torino di quest'anno. Le piace che lo chiamino Calimero? Beh, è abbastanza divertente. Prego. Aveva ragione lui, in fondo, diceva: io non do fastidio a nessuno. Alla domenica possono criticarmi in campo, fare quello che voglio, però quando ho finito basta.
Infatti lui sognava di vivere a Como, dice, quando io termino col calcio, vivere a Como, dove posso dipingere, disegnarmi vestiti, queste cose, ma... Stupiva il fatto che fosse capace di nutrire di passioni fiammeggianti la sua fantasia, passione per gli abiti che disegnava lui stesso, cominciò da ragazzino con le cravate, poi si inventò un personalissimo stile, da quinto Beatle appunto, e quindi cappotti napoleonici, gilet damascati, camicie con pizzi alla mani, berrettoni con visiera sproporzionata, giacchettoni a quadri con spacchi vertiginosi, ma non c'era esibizionismo, ecco, non c'era la voglia di scandalizzare a tutti i costi. In Meroni questa ricerca estetica corrispondeva a un'esigenza profondamente interiore. Me li disegno io, pantaloni, giacche, scarpe qualche paio, porto dal sarto che è molto bravo e lui mi sviluppa le mie idee dei vestiti, insomma. Poi la grandissima passione per la pittura. Gigi dipingeva nella sua piccola soffitta al centro di Torino, non cominciava mai prima di mezzanotte. Lasciava l'ispirazione a briglie sciolte, una vastissima produzione. Quadri, schizzi, arazzi, disegni, splendidi autoritratti, sempre appesi alla parete senza cornici, lavori che custodiva gelosamente, rifiutandosi di esporli. Buongiorno, spero cambierà. E poi l'amore per le auto trovò la sua famosa Balilla, oggi conservata, restaurata qui nel Museo del Grande Torino, in una cascina semiabbandonata. L'acquistò, la rimise a nuovo, interni compresi, con tessuti particolari, con qualche ulteriore trovata naïf alla Meroni, abat-jour compreso. Dentro c'era anche il mangiadischi, bandiera gialla, cult dell'epoca, era l'inno che scandiva i suoi spostamenti. Poi in Meroni c'era quel gusto, a tratti un po' ingenuo, forse no, forse eversivo, oppure quello di realizzare la propria individualità con piccole trovate spiazzanti, come quella di passeggiare sotto i portici torinesi con una gallina al seguito. Tutti tengono il cane, spiegava lui con studiato candore, perché io non posso avere una gallina. E tutto sommato anche il pennuto sembrava essere d'accordo, lo seguiva ovunque, anche a prendere l'aperitivo a un certo punto, persino senza guinzaglio. Insomma, in Meroni nulla, proprio nulla, odorava di banalità. La gallina amava lui, ma odiava me. Era in una borsa, in un cesto, in una borsetta, con lui camminava a guinzaglio. Andavamo al bar, lei si sedeva, aspettava, gli dava le noccioline, tutto perfetto. Come io mi avvicinavo, mi riempiva di beccate, non mi sopportava. Forse era un po' gelosa. Forse sì, adorava lui, lo guardava e camminava. Ed anche in amore Meroni scelse di non allinearsi, picconò la morale comune con la sua storia difficile, invincibile, con Cristiana, dell'immaginario la ragazza del Luna Park, un vero colpo di fulmine, 17 anni lui, 16 lei, poi il calcio, la vita che li divide, un marito imposto dalla famiglia di lei, Gigi, che durante il matrimonio soffre nascosto dietro una colonna, ma ha un legame troppo forte per rinunciare a viverlo anche davanti all'ostilità bacchettona di chi si ostinava a considerare quella storia proibita, irregolare, invece poetica, intensa, sino alla fine. Io credo che Gigi abbia avuto solo questa donna, guarda un po'. Una volta conosciuta, credo che abbia avuto solo questa donna. È una mia impressione. Perché lui non usciva mai di casa, era sempre in ritiro con noi, giocava, tornava a casa. Una donna bellissima. Cosa cercava? Lui era innamorato pazzo. Ma a quei tempi era un problema mettersi con una donna che era già sposata. Ma lui non sente storie. Grande Gigi. E quando Gigi volò via, falciato su quell'asfalto, Cristiana era incinta, perse il suo bambino, tutto il suo mondo le crollò addosso. Ma da allora, da quel momento, non ha mai smesso di essere, di sentirsi la compagna di Meroni. Succede quando l'intimità di quello che hai vissuto continua a incendiare anche la più piccola delle tue emozioni. Era come vivere in un sogno. Vivere con lui, vivere con la Balilla, con la gallina, con queste cose, era come vivere in un altro mondo, per un mondo molto bello. Meroni dribblava, dribblava, ti lasciava col sedere sul prato, scivolava via di lato e non sapevi da che parte, come tutti quelli che cercavano una strada diversa, che sperimentavano per non inaridirsi. Ma a voi piace vivere nella noia? Era il suo modo di incalzare i compagni di gioco, pallone o poker che fosse. Vorremmo sapere cosa ne pensa di Meroni. A parte il fatto che sono della Juventus, insomma, comunque come giocatore... A estro, diciamo,
buon colpo, vede il gioco, però trattiene un po' troppo la palla, diciamo, rallenta un po' le azioni dei compagni, insomma, beh, per quello che posso giudicare io, insomma, non l'ho visto giocare troppe volte, veramente. Ma lei lo conosce, Meroni? No, personalmente no. Grazie. La pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che... Il calcio, la tecnica di Meroni, resta qualcosa di raro, di molto prezioso nella storia di questo gioco, così come l'interpretazione rivoluzionaria del ruolo di ala destra, così come il rigore con il quale si applicava su quel fisico fragile solo in apparenza. È impossibile dimenticare quei palloni dolcemente tagliati con l'esterno, quelle finte, morbide come una figura di tango, quel dribbling leggero, leggerissimo, imbottito sempre d'inganno, quel magnetismo tra piede e pallone, e quella vocazione per le traiettorie impossibili, quei calzettoni sempre abbassati, esattamente come Sivori, l'unico suo vero idolo. Ci disprezzate, come mai? Meroni in fondo, con quelle gambe sghembe, magroline, giocava un altro gioco, qualcosa di mai visto prima, qualcosa che seduceva tutti, anche gli juventini, anche gli agnelli, che pur di possedere quello spettacolo non avrebbero badato a spese. Eppure per Meroni il gol non era la priorità, lui si ingegnava soltanto attorno a quelli indimenticabili, era la bellezza, la magia del sublime, la sua vera ossessione, con la necessità di non perdere mai il contatto con il suo pubblico. Per questo amava spalmare il suo talento, il suo scavallante numero 7, soprattutto sulla fascia. Ma che colpa abbiamo noi? Per noi era un piacere là davanti, tornavamo un panciolle, ce lo guardavamo grande, dice, ma come fai a giocare così? Questo tipo di lotta ci dà la possibilità di trasformarci in rivoluzionari, il gradino più alto della specie umana. Di trasformarci in uomini nel senso più puro della parola. Si è spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Il respiro di Meroni dentro il respiro del mondo, che in quel periodo, in quella fase storica che va dal 62 al 67, dalla morte di Marilyn Monroe a quella di Che Guevara, subiva una delle accelerazioni più forti, più violente del dopoguerra, un terremoto di idee, di conflitti, di gesti potenti che porterà a guerre fallite, a rivoluzioni a metà, a università occupate, a bandiere bruciate, la riscrittura dei codici. Per questo diventa quasi naturale affiancare le due figure, quella di Che Guevara, quella di Meroni, le storie e le facce, quella del guerrigliero, lo sguardo fiero, il basco nero, quella di Meroni, la chioma elettrica, il naso affilato, quella luce malinconica, e non soltanto perché il destino scelse di farli morire a distanza di pochi giorni. In quell'ottobre del 67 c'è assassinato, fucilato in Bolivia a 39 anni, o perché sono assurdi entrambi, icone pop, da t-shirt, da tatuaggio, da cover del cellulare, sacralizzati in una gamma infinita di immagini, o ancora perché il Che a pallone giocava in porta anche per via dell'asma e anche lì sfogava la sua natura competitiva. No, la suggestione di affiancarli nasce dal loro identico mito romantico, quello dell'uomo nuovo, libero, senza catene, sopravvissuto anche all'industria dei consumi, anche se meronismo e guevarismo sono state opposte forme di lotta. Quello che li accomuna, sì, è proprio questo sentimento, credo, di da un lato di amore nei confronti del mondo in cui vivevano, e che proprio perché amavano tanto non accettavano così com'era. E nessun'altra cercherò. Meroni non comiziava, non arringava, ma tutte le sue parole, tutte le sue scelte extracalcio avevano comunque un forte impatto politico, perché Gigi disponeva di quella speciale sensibilità in continua connessione con l'universo giovanile. C'era nella sua furiosa immaginazione beat la stessa scintilla che portò Mary Quant a inventare la minigonna, mentre i primi marine americani cadevano in Vietnam e Malcolm X pagava le sue crociate antirazzismo.
Io, nel 1967, avevo 9 anni. Ero un granata che amava Moschino e i Terzini, ma quel giorno fu un po' come scoprire, contro ogni aspettativa, che avrei potuto essere diverso, che da qualche parte in me c'era un bambino che voleva dribblare all'indietro, fottersene di fare gol e dei bestemmioni di Ferrini. Se mai sono stato un novenne ribelle, allora lo sono stato per un minuto quel 15 d'ottobre, durante Toro Sampdoria 4-2. Uno che si chiamava Meroni venne apposta da me per farmi provare che effetto faceva. Io sarò anche ridicolo, me ne rendo conto, ma dovete capire che noi del Toro abbiamo alle spalle una storia di sofferenze. Per noi anche un pareggio rubato all'ultimo minuto è sempre una piccola rivalsa. Ma veramente non eri mai stato allo stadio? No, mai. Neanche a vedere la regina? No, non verrai. L'orologio nella strada ormai corre troppo per noi. So dove sei. Meroni nel suo viaggio non riuscì mai a vincere un derby e allora Nestor Combin, uno dei suoi fratelli, il bomber, il guerriero con la faccia da indio, se ne ricordò 7 giorni dopo la sua morte, proprio davanti alla Juve. Gli bastarono pochi minuti per scaraventare alle spalle di Colombo uno dei 3 palloni con cui diventò protagonista di quella sfida surreale. Ci allenavamo pensando che la domenica successiva avremmo dovuto onorare Gigi, non vincendo, ma con una prestazione decorosa. Fu una settimana incredibile. Noi avremmo vinto non solo battendo la Juve, noi battiamo la Juve 4-0, ma noi avremmo vinto quella domenica anche giocando con il Real Madrid e il Barcellona contemporaneamente. Ma il 4° gol lo firmò un ragazzino, Alberto Carelli, il 7 sulle spalle, il 15 il marchio meroniano. Carelli partì da metà campo, resistette a qualunque assalto, scaricò in porta tutta l'angoscia della gente granata. In quell'attimo la maratona venne giù con la forza, la violenza di un uragano. Nessuno venne sfiorato dal dubbio. A graffiare, a segnare, era stato lo spirito di Gigi. La risposta più intensa, più commovente ad una delle sue domande preferite. Ma a voi non piace vivere? Tutta mia la città. Ecco, secondo me quel 4° gol è stato un qualcosa divino, venuto dal cielo, che forse l'ha spinto Meroni. Io ci credo a queste cose. Proprio per chiudere la partita, lui ha fatto il 4° gol. È difficile dare una risposta al futuro di Meroni fosse vivo. Probabilmente sarebbe a Sky, perché tutti i grandi giocatori poi finiscono a Sky e fanno gli opinionisti. E lui ci andrebbe con i Ray-Ban, i capelli lunghi e il chiodo. Insieme a te non esisto più, guardo le nuvole lassù. Nel calcio di oggi Meroni naturalmente non esiste, né mai rinascerà, ma la presa d'atto non basta per spiegare questa esaltante necessità di accarezzarne di continuo ricordo alla memoria, come se tutto su di lui, attorno al suo breve viaggio, non fosse già stato tramandato, romanzato. Forse la verità è che, dissolvendosi come un sogno in quell'assurdo incidente, Gigi ha lasciato orfano l'immaginario di chi ancora oggi ne mitizza quell'insopprimibile desiderio di libertà, nelle fughe sulla fascia, nelle fughe dal sistema, nelle fughe soprattutto dalla malinconia, la sua ma anche la nostra. Meraviglia! I capolavori più amati, le opere più...